Canti di Corte, un'iniziativa importante che vede coinvolti diversi comuni, ovviamente principalmente quello di Mantova. Insomma, in tempi di crisi, come ha detto in conferenza, si riesce comunque a organizzare delle manifestazioni importanti. Certo, è un'iniziativa che avviene grazie al ruolo di cerniera che svolge il Comune di Mantova, a disposizione della collaborazione di comuni più piccoli della provincia, insieme in questo caso alla Fondazione Sanguanini di Rivarolo. Un'iniziativa culturale significativa che si svolge in quattro teatri sparsi per la nostra provincia, che avrà il suo momento finale lunedì 2 maggio qui a Palazzo Te a Mantova, in questa prestigiosa Sala dei Cavalli. Un'iniziativa che valorizza i canti e i madrigali di corte, quindi proprio per questo il nome Canti a Corte. A cosa ci si è ispirati per questa edizione? L'idea è di recuperare alla pratica musicale e a quindi proporre al pubblico delle musiche di musicisti che sono stati attivi nelle corti gonzaghesche dell'Oltreolio tra fine 500 e inizio 600. Musiche ancora da scoprire, musicisti apparentemente minori ma molto importanti perché attivi in un periodo in cui la cultura musicale italiana era decisamente all'avanguardia. Questo ha portato nella prima edizione alla realizzazione di due concerti a Rivarolo Mantovano e a Bozzolo, sostanzialmente basati su musiche vocali, madrigali di Francesco Vignali, un compositore di Rivarolo Mantovano. Quest'anno abbiamo esteso l'iniziativa implicando anche il comune di Ostiano e proponendo delle musiche del compositore di Ostiano Cesario Gussago, in questo caso musiche strumentali.